La destra ha vinto, stravinto le elezioni regionali in Lazio e Lombardia. O forse no? Forse per l'ennesima volta le elezioni le ha vinte il pluripremiato partito degli astenuti? Andiamo a vedere. Parliamo anche degli strani oggetti volanti abbattuti nei cieli di Stati Uniti e Canada, del primo calciatore in attività a dichiararsi apertamente omosessuale e infine di Alfredo Cospito che ha parzialmente interrotto lo sciopero della fame. Io sono Andrea degli Innocenti, oggi è il 14 febbraio 2022 e questo è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla! Si è votato in Lazio e Lombardia per rinnovare il Consiglio regionale ed eleggere il nuovo o la nuova presidente della regione. In realtà sono stati due nuovi, entrambi maschi, presidenti delle regioni. Vediamo però, partiamo dai risultati, vediamo che cosa è successo esattamente. In entrambe le regioni hanno vinto i due candidati di destra, entrambi al primo turno, entrambi ottenendo circa il 54% delle preferenze, voto più, voto meno. In Lombardia è stato riconfermato il governatore leghista Attilio Fontana, mentre nel Lazio ha vinto Francesco Rocca di Fratelli d'Italia. In entrambi i casi al secondo posto è arrivato il candidato di centrosinistra all'incirca con il 30-35% dei voti. Per quanto riguarda i singoli partiti all'interno del centrodestra, della coalizione di centrodestra, è stato Fratelli d'Italia, il partito della Premier Giorgia Meloni, a fare un po' il bello e il cattivo tempo, giusto per usare così un po' a casaccio un'espressione fatta in entrambe le regioni. Questo si era ampiamente prevedibile e previsto nel Lazio. Un po' lo era anche in Lombardia, però ecco, potrebbe causare qualche mal di pancia interno alla maggioranza perché in Lombardia la Lega aveva quasi il 30% nel 2018 e Fratelli d'Italia aveva il 3%, 3,5-3,6% nel 2018. Oggi Fratelli d'Italia ha il 26% e la Lega è a circa il 20, a circa il 16%, quindi i ruoli non si sono del tutto invertiti, ma insomma ecco, le proporzioni sono molto cambiate. Cosa questo significhi a livello di ricadute all'interno degli equilibri di maggioranza e di governo non si sa ancora esattamente, forse non significherà niente, gli equilibri sono già abbastanza definiti nel governo, ma comunque lo scopriremo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Diversi giornali, fra cui Repubblica, fanno notare comunque che il problema principale per la Premier al momento non sono tanto i rapporti di forza interni dovuti al consenso politico, né tantomeno la pericolosità dell'opposizione, pericolosità alquanto tenue e mite, direi, ma il difficile equilibrio interno alla maggioranza sulla questione ucraina, con le ultime dichiarazioni di Berlusconi che hanno messo in imbarazzo la credibilità di Meloni che si voleva riaccreditare come partner filoatlantista per la NATO, affidabile, attendibile. Tornando alle elezioni, comunque, nonostante questa vittoria apparentemente netta della destra, il dato che di gran lunga balza più all'occhio di tutti è quello che ci troviamo più o meno ogni volta a commentare quando ci sono delle elezioni, e che è quello dell'affluenza. Cioè, queste elezioni regionali hanno segnato veramente un nuovo crollo verticale dell'affluenza, parliamo di un crollo, non di un calo, con un'affluenza che è stata all'incirca attorno al 40%, con differenze non poi così significative fra regione e regione. A Roma, però, nel capoluogo, anzi nella capitale d'Italia, che è stato il capoluogo in assoluto dove si è votato meno, ha votato appena il 33,11% degli aventi diritti, quindi un meno di un elettore su tre. Sul fatto che sia un dato bassissimo c'è poco da dire, quanto bassissimo è rispetto ad altre elezioni è un po' difficile da stabilirlo invece perché, è la prima volta dal 2010 che ci sono delle elezioni regionali in queste due regioni che siano slegate da altre elezioni, in particolare dalle elezioni politiche, che ovviamente sono un traino molto più forte. Nel 2018 aveva votato circa il 70% degli elettori degli aventi diritto nel Lazio e il 74% in Lombardia, ma si votava appunto assieme alle politiche. Nel 2010, l'ultima volta che si è verificata questa votazione così disgiunta, la percentuale era stata di oltre il 60% in entrambi i casi, ma parliamo appunto di 23 anni fa, quindi veramente un'era geologica fa.
Ad ogni modo, pur nella difficoltà di delineare un trend chiaro, possiamo dirci tranquillamente che non ha votato praticamente nessuno. E se, come al solito, facciamo i conti della serva e andiamo a normalizzare le percentuali sulla popolazione reale, viene fuori che a votare i candidati vincitori di questa tornata, quelli che sono stati sbandierati come i grandi successi della destra, sono stati circa 2 elettori su 10, quindi pochissimi, veramente poco o niente. E quindi, al netto del fatto che poi i politici di turno stiano cantando vittoria, è lecito chiedersi che legittimità abbia questa vittoria. Metto alcuni elementi di riflessione sul piatto. Il primo fattore che penso possa aver influito su questa così scarsa affluenza è un fattore contingenziale. Come spiegavamo anche ieri, queste elezioni arrivano troppo vicine a quelle nazionali per poter avere una valenza di banco di prova del governo o una sorta di sondaggio sull'operato del governo che sia in qualche modo attendibile. Perciò sono state raccontate meno, spinte meno, si è fatta meno campagna elettorale e la sensazione generale è che non fossero poi così importanti. Questo ragionamento però dipende da un fatto che non possiamo trascurare, ovvero che spesso, almeno nella storia recente, le elezioni regionali sono state appunto presentate non tanto come una competizione per governare un territorio, ma come qualcosa da cui dipendessero degli equilibri nazionali. E quindi, tolto quel tipo di driver lì, che cosa rimane? Non molto, non, insomma, abbastanza poco. In questo senso, non credo che sia un caso che la percentuale così bassa arrivi dalle due regioni più popolose d'Italia, una con la capitale politica, l'altra con quella economico-finanziaria, che sono anche quelle considerate più strategiche e dove pesano più le logiche politiche nazionali e meno, o perlomeno un po' meno, quelle degli operati, degli amministratori. Ecco. Comunque, queste riflessioni. Queste dinamiche più contingenziali si inseriscono all'interno di una parabola o forse due parabole di declino che sono molto più profonde. Una è la parabola di declino dei cosiddetti enti intermedi, quindi le province, le regioni, che non hanno l'immediatezza e la concretezza delle amministrazioni locali, ma nemmeno quell'appeal che un minimo, ma insomma anche lì potremmo discuterne. Ma che un minimo mantiene la politica nazionale. L'altra, ne abbiamo parlato spesso, è la più generica crisi della democrazia rappresentativa elettiva, della politica partitica, che sono concetti che fanno riferimento a un modello di società che è più solido, era più solido e stabile e che ad oggi sta scomparendo o forse è già scomparso. Altri elementi a questa riflessione li aggiunge Riccardo Bonacina, direttore del magazine Vita, in un editoriale in cui scrive: Da qualunque parte lo si guardi, si tratta di un crollo verticale. Il dato politico che spero sarà al centro di ogni discussione politica nelle prossime ore. La classe politica, invece di continuare a guardarsi l'ombelico, specie a sinistra, riparta dal non voto, che è una cosa, mi permetto di aggiungere, che si dice sempre e poi non si fa mai. La sinistra riparta dagli astenuti. È diventata quasi una frase fatta, condivisibile, ma un po' una frase fatta. Più avanti, continua Bonacina, quando le ristrettezze economiche, personali e familiari sono sovrastanti e l'esperienza pregressa alimenta sfiducia verso il ceto politico, la scelta della non partecipazione tende a diffondersi anche in un paese come l'Italia, che aveva una tradizione partecipativa elevata. D'altra parte, il legame fra astensione e reddito pro capite si nota anche a livello europeo. Nei 27 paesi dell'Unione Europea, nelle elezioni europee del 2019, si vede come al crescere del reddito pro capite cali l'astensione e dunque aumenti il grado di partecipazione. Oltre alle riflessioni sul reddito, Bonacina si sofferma anche su quel senso di inutilità legato allo scegliere questo o quell'altro esponente politico che sta iniziando a dilagare, a prendere piede in maniera trasversale alle classi sociali. E aggiungo io, è un fenomeno che difficilmente si può attribuire solo a una sorta di superficialità o di qualunquismo dell'elettorato, ma dipende molto anche proprio dalla qualità della nostra classe politica, qualità che insomma non è esattamente eccelsa. Qui vedo però dietro l'angolo il rischio della risposta facile, no? Tipo, ok, allora se i politici sono tutti uguali, dobbiamo cambiare i politici, dobbiamo mettere politici migliori, la colpa è di questa classe politica. È vero, ma difficilmente nei sistemi complessi il fatto di cambiare quello che è il sintomo
È una buona soluzione, cioè intervenire direttamente sul sintomo quasi mai funziona veramente se il sintomo continua a ripetersi anno dopo anno. Cioè, se avessimo solo questa volta dei politici scarsi a questa tornata elettorale, uno potrebbe dire: vabbè, è un caso. Ma visto che sono anni che continuiamo a lamentarci della classe politica, evidentemente questo sintomo è sintomo di qualcosa che non funziona nel sistema. E quindi non dobbiamo guardare alla classe politica scadente come a un caso fortuito, ma come al risultato appunto di un sistema che autoseleziona una classe politica scadente. E più che cambiare i singoli politici, dobbiamo cambiare il sistema che permette a quei singoli politici di emergere. Qui arriva il problema principale che vedo io oggi, ovvero che al momento mi pare che nessuno all'interno, ma nemmeno nelle aree limitrofe alla classe politica, sembri interessato o perlomeno abbia messo all'interno della sua area di analisi una riforma vera e basata sul senso proprio del sistema politico. Se il tema vi interessa, comunque vi ricordo che abbiamo fatto qualche 2 mesi fa una puntata condotta da Daniel Tarozzi sulla democrazia, la sua crisi e le sue possibili soluzioni di A Tu per Tu, podcast lungo d'Italia che cambia riservato agli abbonati, e che questo mese uscirà qualcos'altro. Non ve lo anticipo troppo perché ancora, insomma, non voglio spoilerarvi troppo, ma uscirà qualcosa legato a come amministrare bene un comune, ma anche qui, acqua in bocca, io non vi ho detto niente. Negli ultimi giorni sono uscite diverse notizie di tre oggetti volanti abbattuti nei cieli degli Stati Uniti e del Canada, ma su cosa siano, o meglio cosa fossero, c'è ancora molto riserbo e non si capisce granché, al punto che questo riserbo sta alimentando ipotesi un po' strambe, speculazioni, o forse speculazioni fino a un certo punto, non lo so, dopo lo capiamo meglio. Non ultima quella, che però appunto non sembra così probabile, ma ci arriviamo. Che si tratti di oggetti alieni. Cerchiamo di vederci più chiaro partendo dai fatti di cui disponiamo. L'antecedente a questi fatti recenti è che ai primi giorni di febbraio, il Pentagono aveva individuato e poi abbattuto un pallone aerostatico cinese sospettato di essere un sistema di spionaggio, ipotesi poi confermatasi vera dopo l'analisi del contenuto del pallone stesso. Il fatto aveva creato una piccola crisi diplomatica fra Cina e Stati Uniti e, secondo alcune analisi, come quella ad esempio di Limes, la rivista di geopolitica che avevamo commentato assieme, la faccenda parrebbe anche essere stata un po' gonfiata e usata ad arte da Washington come scusa per annullare il viaggio in Cina del segretario di Stato Mike Pence. Fine della premessa, fine dell'antecedente. La novità è che a partire da allora sono stati individuati e abbattuti altri tre oggetti sopra gli spazi aerei di Stati Uniti e Canada fra venerdì e domenica, cosa che ha generato una certa preoccupazione mista a curiosità, perché fondamentalmente, come vi dicevo, non si sa che cosa siano, né a chi appartengano, né da dove provengano, né un sacco di altre cose. Vediamo meglio di che oggetti si tratta. Venerdì, scrive il Post, era stato abbattuto un oggetto non identificato nel nord dell'Alaska, in una regione poco abitata. Sabato ne è stato abbattuto un altro nella regione nord-occidentale dello Yukon, in Canada, in un'operazione congiunta fra americani e canadesi, e infine domenica un altro sul lago Huron, tra Canada e Stati Uniti. Il primo abbattuto sull'Alaska venerdì è stato descritto da John Kirby, portavoce della Casa Bianca, come molto molto più piccolo del pallone che abbiamo abbattuto, il riferimento è al pallone aerostatico cinese, circa delle dimensioni di una piccola automobile. L'oggetto abbattuto sullo Yukon invece sabato era cilindrico, e anche questo molto più piccolo del pallone spia. Infine, l'oggetto abbattuto sul lago Huron domenica era ottagonale con delle corde attaccate alla struttura, secondo i funzionari americani. Non è del tutto chiaro a cosa servissero questi tre oggetti, ma si ritiene che non costituissero un pericolo immediato, anche se l'ultimo abbattuto sul lago Huron si era avvicinato a basi militari sensibili nello stato del Montana, ma non ci sono prove di una correlazione con questo fatto. La ragione primaria per l'abbattimento invece è che volavano a una quota relativamente bassa che avrebbe potuto mettere in pericolo l'aviazione civile. Seguendo la ricostruzione dei vari giornali, poi emergono due piste che gli investigatori stanno un po' battendo, seguendo sull'origine e anche sul perché si sono trovati e abbattuti così tanti oggetti in così poco tempo. Sull'origine, l'ipotesi principale è ad oggi che fossero sistemi di spionaggio inviati dalla Cina o da altri paesi, che magari non servono solo a recuperare informazioni, ma anche a testare la prontezza e la reazione delle difese aeree americane.
La seconda ipotesi invece appunto riguarda non tanto l'origine, ma la frequenza con cui stanno venendo individuati. Ecco, questa maggiore frequenza rispetto al passato potrebbe non indicare per forza che c'è una sorta di attacco o che ci sono più oggetti nei cieli di quanto non ce ne fossero 3, 4, 5 settimane fa, ma che dopo l'individuazione del pallone aerostatico cinese, i sistemi radar e di difesa aerei statunitensi siano stati ricalibrati per individuare oggetti più o meno di quel tipo, che in genere sfuggono a questi sistemi perché sono molto lenti, mentre quei sistemi sono pensati più che altro per intercettare missili o comunque oggetti molto veloci. E quindi che questo appunto cambiamento, questa ricalibrazione, ammesso che si dica così, abbia reso più probabile appunto l'individuazione di oggetti come questi. Tuttavia, ci sono, permangono diversi elementi da chiarire in questa vicenda. Da come le autorità statunitensi ne hanno parlato, si intuisce che non sono palloni aerostatici, ma non sono neanche dei droni, perché sennò avrebbero altre caratteristiche. Cosa sono? Non si sa, non si capisce. E apparentemente non lo capiscono nemmeno gli esperti americani, al punto che il generale Glenn Van Herk, incaricato di salvaguardare lo spazio aereo statunitense, ha dichiarato che l'esercito non è stato in grado di identificare cosa fossero i tre oggetti più recenti, come fossero rimasti in volo, aspetto interessante, cioè non, neanche come stessero volando, in base a quale dinamica stessero volando, o da dove provenissero. Alla domanda se avesse escluso la presenza di extraterrestri, Van Herk ha detto: "Lascerò che siano la comunità dei servizi segreti e quella del controspionaggio a scoprirlo, non ho escluso nulla." Ovviamente queste parole sono state poi un po' ingigantite dai media, mentre successivamente numerosi funzionari hanno detto di poter tranquillamente escludere l'ipotesi di oggetti extraterrestri. Ad ogni modo, alieni o no, ci sono diversi aspetti da chiarire e magari nei prossimi giorni spero ne sapremo qualcosa in più. Ultimo elemento interessante, in queste ore molti paesi stanno dicendo di aver monitorato oggetti di spionaggio nei cieli degli ultimi, insomma, negli ultimi mesi e lo stanno affermando proprio sulla scia di questa, così, di questa serie di news legati agli oggetti che compaiono nei cieli americani. E in particolare Taiwan e Giappone hanno detto di aver osservato palloni aerostatici cinesi sui propri cieli, così come lo stesso governo cinese ha annunciato che dall'inizio del 2022 ad oggi oltre 10 palloni aerostatici americani non autorizzati sono stati osservati nei cieli cinesi. Questo per ribadire un po' come anche siano fenomeni non così strani o particolari e che appunto questo darebbe adito alla tesi secondo cui tutta la storia del pallone aerostatico cinese sia stata un po' gonfiata artificialmente dal governo di Washington. Ciò non toglie però che invece su questi tre nuovi oggetti regni ancora un certo mistero. Gli alieni, passiamo a qualcuno che forse per diversi anni deve essersi sentito un po' alieno. E qui, insomma, vi vorrei far notare che incipit, che gancio con la notizia precedente. Mi riferisco a Jakub Jankto, uno dei primi calciatori professionisti, probabilmente il primo di un certo livello, a dichiararsi apertamente omosessuale in un mondo, quello del calcio, che ancora oggi è pieno di tabù, di pregiudizi sull'omosessualità. Scrive la redazione di rivista 11, con un post sul suo canale Instagram, Jakub Jankto ha fatto la storia del calcio europeo e mondiale. Da oggi l'ex centrocampista di Udinese e Sampdoria, attualmente allo Sparta Praga, anche se il suo cartellino appartiene al Getafe, è il primo calciatore professionista a fare coming out nel vecchio continente, mentre è ancora in attività dai tempi di Justin Zanu, attaccante inglese che all'inizio degli anni 90 rivelò pubblicamente di essere gay. Jankto, che ha 27 anni, conta 45 esperienze nella nazionale della Repubblica Ceca e ha deciso di dichiarare la propria omosessualità attraverso un video e una caption. Questo è il testo pubblicato dal giocatore sul suo profilo. Ciao, sono Jakub Jankto, come tutti gli altri, ho i miei punti di forza, ho i miei punti deboli, ho una famiglia, ho degli amici, ho un lavoro che svolgo al meglio da anni con serietà, professionalità e passione. E come tutti gli altri, voglio anche vivere la mia vita in libertà. Sono senza paure, senza pregiudizio, senza violenza, ma con amore. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi. Personalmente sono contento che si sia rotto un tabù veramente odioso del mondo del calcio.
E faccio tanti auguri a Jacob, a cui sono particolarmente legato perché, fra l'altro, un tempo ce l'avevo al Fantacalcio e devo dire che mi dava delle grandi soddisfazioni. Ultima notizia del giorno: c'è un'importante novità sul caso di Alfredo Cospito, l'anarchico attualmente ricoverato nell'ospedale San Paolo di Milano per via dello sciopero della fame, che è iniziato oltre 4 mesi fa per protestare contro il regime di carcere duro 41 bis che gli è stato sentenziato. Ora, la novità è che Cospito ha ricominciato a prendere gli integratori dopo aver letto il parere del sostituto procuratore generale della Cassazione, Piero Gaeta, con il quale, parere con il quale, chiede alla Cassazione stessa, che il 24 febbraio dovrà esprimersi sul carcere duro appunto imposto all'anarchico, di annullare il 41 bis con rinvio a nuovo esame. Come scrivono Viola Giannoli, Liana Milella su Repubblica, Cospito era in sciopero della fame da 117 giorni, rifiutando ogni forma di cibo. Beve acqua talvolta con qualche cucchiaino di sale, di zucchero o sale, una camomilla la sera, in precedenza qualche cucchiaino di miele, ma aveva smesso di prendere qualsiasi integratore. Ora, come gli avevano consigliato i medici di parte che l'hanno visitato, ha ripreso ad assumere anche il potassio, essenziale per provare a scongiurare aritmie cardiache comuni in un organismo debilitato. Ha perso quasi 50 kg e a digiuno da quasi 4 mesi. Va bene, questa era l'ultima notizia di oggi. Io direi che ci possiamo fermare qua. Noi ci rivediamo domani con una nuova puntata di Non me la segno, sempre a partire dalle 8 sul canale YouTube, Spreaker, Spotify, nonché sulla pagina rassegna stampa del cambio.org. State bene, fate i bravi e ricordatevi che chi si rassegna è perduto.